L'illegalità era il mio mestiere. Uscivo spinto da qualcosa di curioso che mi soffiava alle spalle. Affamato di preda e violento come un animale che non ha abbastanza spazio. Era come se caricassi la città. Maurizio sapeva guidare e rubare qualsiasi macchina. Se avesse avuto più coraggio e migliori occasioni, magari sarebbe diventato un buon pilota da competizione. Ma come molti di noi, non ebbe abbastanza di tutto questo e riuscì a perfezionarsi soltanto come ladro d'auto. Poteva rubarne anche 10 in una notte. E dai carrozzieri del giro riceveva più ordinazioni di chiunque altro. Mi chiesi di farmi da autista. Se rischi. Mi sentivo eccitato e in caccia. Frugavo i marciapiedi, le strade, dovunque, alla ricerca dell'obiettivo. Per BMW, vai, quello è il signor Otto. Andiamo, famoso. Ho fatto montare un altro motore. Quello da prima non mi piaceva. Balla un po', però. Lo senti come balla? Balla, balla, però corre. Dai, va. Tacci sua. Boni, boni, galopiamo. Dove va? Dove cazzo va? Pure Roberto sta in borgata. Ma sta peggio da noi. Via in baracca con una moglie in fio. E se muore da fame, lui è già stato dentro. Nel 78, 18 giorni. Cercavano quelli che hanno rapito Moro e mi hanno beccato a me. A me de Moro me ne fregava niente, ma c'avevo un po' di gomma in macchina. Gli ho chiesto se andava a lavorare con me. Il lavoro come il tuo alla fine si paga sempre. Roberto veniva con noi perché aveva bisogno, non per le rapine. Per me era diverso. Io ero in guerra. Un po' di roba per me. E perché? Che sarà una tragedia. Sentite, io sono un giornalista, li capisco, ragazzi. Ti rapa di tutto, veloce, veloce. Andiamo, che bevi per culo, sbrigati, andiamo. Dove cazzo? Aiuti! Dove vai? Dove cazzo? Dove cazzo? Vieni con me. Vieni fuori. Cammina, cammina. Stai fermo così, non te devi muovere, eh. Stai buono così. Buono. Stai buono, l'ho detto. Troppa gente, cazzo, troppe denunce. Ma quelli ci stanno appresso. Che cazzo ci siamo entrati a fare dentro quella strada? Non era una strada, era un imbuto del cazzo, eh. È fatta, raga. Quando l'azione finiva e la paura passava, ero sempre in una specie di sicurezza eccitata. Sono rimasti come tanti struzzi, eh? Si tornava a casa e mi sentivo bene, lucido e invulnerabile. Sangue, cazzo. Ogni volta perdevo un po' di sangue e mi ritrovavo addosso il sangue delle vittime. Non stavo a guardare, avevo paura e volevo i loro soldi. Uomini e donne, erano tutti uguali, gente da farsi. E tutti noi pensavamo che loro avevano avuto un destino migliore, anche se questo non lo dicevamo mai. Avrei voluto che intorno a ogni rapina non si verificasse il minimo rumore. Avrei voluto che funzionasse subito quella specie di patto d'acciaio che gli proponevamo. Noi abbiamo la pistola, dateci i soldi e non succede niente.
I soldi toccano a sé a piando stanno, dentro le case. Ma per far questo serve gente sveglia e dura. Anche non riesco a immaginare che può succedere quando entriamo. Ho capito, Remo. Solo che pensavo di stacca un po'. Un po' di soldi ce l'ho. Al limite, se mi serve, ne posso fare sempre qualche macchina. La mia nata è medio uguale. Sempre così, Maurizio. Non ci si poteva contare. Io mi rompevo la testa per trovare il modo di alzare il livello delle azioni e lui se ne fregava. Non si interessava al lavoro e ogni tanto spariva. Poi quando gli pareva tornava. Lui le rapine le faceva solo per darsi la bella vita. Remo, lei Rita, lavora alla trattoria con Teresa. Il Rozzo era il terzo o il quarto di 12 figli. I suoi erano arrivati dalle Puglie negli anni 50 e si erano sistemati ai margini della città in una baracca, in mezzo ai campi e tra i rifiuti che bruciavano in continuazione. Da bambino usciva con suo padre e i suoi fratelli. Fiutavano tutto ciò che di morto proveniva dalla città e raccoglievano tutto, compreso i tappi di stagnola delle bottiglie del latte. In seguito cominciarono a recuperare i relitti delle macchine e misero in piedi un deposito di auto sfasciate rivendendo i pezzi ancora utilizzati. Nasceva l'industria della borgata. Chi è lui? Chi è Rozzo? Per un periodo, poi torno io. Quello è matto, non va bene. Remo, gagliarda tutta sta selvaggia, ma è tutta roba tua. Peccato che non te ne scopi. Peccato che ancora ti sei imparato a camminarti. Solo per come cammini ti metti 6 mesi senza condizionale. Guarda come sei vestito, ma non vedi quanto sei rozzo. Te stai sempre a cagar cazzo, eh? Potresti almeno chiedere scusa, no? Ma non te la chiedo. Scusa. Ero rimasto solo con Roberto. Uscimmo con la sua 124. Oh Cristo, l'hai ammazzato? No, non l'ho ammazzato. Macchina va. Troppi casini, qua si spara troppo. Il giorno dopo seppi dai giornali che l'avevo ferito al naso. Dovevo scegliere meglio gli obiettivi e gestire meglio le azioni. Li dovevo impaurire, sì, ma al tempo stesso rassicurare, non farli ammattire. È cattivo, amico mio. Ma se ci dai la roba finisce tutto. Eh? Di sì? Sì, dite sì. Che è? Niente. Pinottoli. Sali in macchina. Sali in macchina. Buonasera. Buonasera. Speciale. Va bene, va bene. Freddino, eh? Abbastanza. Buon lavoro. Insomma, sei della mobile. Perché non mi hai mai detto niente? E fai servizio qui a Roma? No, sto al nord. Mo sto a licenza. Sai quanti in caserma da me sbattono la gente al muro, gli fanno vedere il tesserino e gli rubano tutto? E quelli che fanno i furti su commissione a spacciatori e ricettatori? Io non ci volevo venire, ma mi servono i soldi, lo sai. Te ti sei voluto sposare? Era incinta. Te perché hai cominciato a fare rapine? C'hai ragione, non si sa mai niente nella vita. C'è chi corre in macchina e chi si butta col paracadute e lo apre alla fine. Io se me devo spaccare lo faccio come mi pare. Tu sei matto, sei vivo.
Perché te non ci sei mai stato dentro, che cazzo ne sai? Guarda che lì il tempo non passa mai. Aspetti e basta. Non c'erai mica solo le rapine nella vita tua, no? No, che te do i rigatoni o gli spaghetti? Ma vedi qua la ragazza laggiù? No, quella bionda, quell'altra. Chi, Rita? Mi piacerebbe essere servito da lei. Ah, Rita, senti un po' che vostro giovanotto. Remo, sei venuto a mangiare? No, te volevo vedere. Vedermi? Mettiti a sedere, oh. Veramente non potrei. Te lo do io il permesso. Solo un attimo. T'ho pensato molto in questi giorni. Poi non ce l'ho fatta più, ho deciso che te lo dovevo dire. Anche se secondo me te già lo sai che mi piaci. L'avevi capito, no? Non mi dici che ti eri accorta che l'ho preso da te? No, io veramente non mi ero accorta. Forse quando mi innamoro non lo dimostro tanto. Mi chiudo. Ma è proprio per questo che te ne dovevi accorgere, no? No, io non l'avevo proprio capito che ti piacevo. Sicura che non va a rimanere con me stanotte? Non te va di stare con me? Non lo so, ci devo pensare. C'ho poco da pensare, devi solo dire sì. È successo tutto così in fretta. Aspetta, aspetta, muove, aspetta. Qua finché non mi dai una risposta. C'ho viveri per una settimana. Tu non sei come gli altri. E certo, so più bello io. Scemo, dico sul serio. Tu sei sensibile, dolce. Davvero. Dai!
pensa se rapinano mia moglie come abbiamo fatto noi con quella. Aremo, io non vengo più. No, te non c'entri niente. È l'ultima uscita che faccio. Mi dispiace, lavoravamo bene insieme. Non aveva paura, ma solo vergogna di sé quando rapinava. A differenza di me, Roberto, nelle rapine si giocava anche il cuore. Tornai a Torino per il servizio. Feci un po' di rapine anche lassù. Ma ero quasi sempre consegnato in caserma per qualche punizione. Oppure all'ospedale militare perché marcavo visita. Certe volte mi ammalavo sotto i miei stessi pensieri. Io mi sono rotto il cazzo, Passare tutta la vita a farmi comandare, io mi c'è male. C'è sempre qualcuno che ti comanda, possibile che non lo capisci. Ci sono quelli che li comanda la moglie. Ci sarà qualcuno che ti comanda giusto? No, magari non c'è. Ma tu fregatene. Guarda come lo tengono nascosto, Perché nessuno deve sapere. Ufficialmente è stato un incidente. Un incidente è un cazzo. Questo si è sparato in bocca, si voleva ammazzare. Non ce la faceva più. Stasera lavoriamo. Trovateci stasera. Ma come fai? Scavarco, come faccio? Dillo pure a Esposito, non te è meglio. A Roma avevo fatto molta esperienza e ormai loro mi stavano troppo indietro. Nelle azioni si imboscavano sempre. In polizia mi schiacciavano con piccoli pretesti o semplicemente esercitando il loro potere. Mi mettevano sempre di guardia alla sindone, che è il lenzuolo con cui dicono fu avvolto il corpo di Cristo. Io non lo so se è vero, ma stavo di guardia lo stesso, pronto ad arrestare il primo pazzo a cui saltasse in testa di fare qualche cazzata. Arrestarono me invece, per abbandono di posto. Stavolta ti faccio arrestare, Guerra, mi hai proprio rotto. C'avevo un buco allo stomaco, tutte quelle candele. Sei uno stronzo, Remo. Ancora non hai imparato come si vive. Sta zitto, o faccio arrestare anche te. E levati quel cazzo di panino dalla bocca. Mi spedirono al carcere militare di Peschiera. Al processo mi beccai 4 mesi, ma fui rimesso in libertà. Lasciai la polizia e tornai subito a Roma. La mia guerra privata si inaspriva. Ma non vedi come s'atteggia? Ma come fa a lavorare uno così? Quello può far solo il lato delle macchine. Il Rozzo mi stava sempre dietro, mi cercava senza cercarmi. Non chiedeva di uscire con me, aspettava che io lo chiedessi a lui. Non ti sei più fatto vivo con Rita, se non ti va più almeno diglielo, no? Fagli uno squillo. Avevo ricominciato con Maurizio. Lui andava e veniva al solito, poi si ammalò. Una brutta polmonite. Nella pioggia e nella notte, come noi vivevamo, il suo fisico aveva ceduto. Fui costretta ad imbarcare la prima gente che incontravo. Dai, come per te, ma. Dai, mamma. Passami sta pistola. Passami sta cazzo di pistola. Mamma, mamma, chiama il 113. Andiamo via, andiamo via, andiamo. Cammina. Ti ho detto andiamo via, andiamo a casa, cammina. Che cazzo stai a fare? Che cazzo stai a fare? Ma mettila qui da sola. Quanto pesce a te. Ma non è una mano. Che cazzo mi dai, eh? Che cazzo mi dai? Non funziona. Mo spara. Mo spara, porca puttana. Che cazzo? Oh! Oh! Tornagliene da quello, l'ammazzo! Io c'ho bisogno di gente sicura, capito? Di gente sicura c'ho bisogno. Gente sicura? Ma cazzo faccio a lavorare con voi? Ma lo sai che ci faccio io con i soldi? Lo sai che ci faccio? Ce fai? Ma c'è buco, ecco che ci faccio. Ma frega un cazzo dei soldi a me.
A quel tempo il Rozza aveva imparato il Kung Fu e il Karate, che mescolava in uno stile furioso e disordinato. Ma poi gli piaceva di più colpire con la testa, perché così poteva sfasciare subito i denti. Anche se questo non era né Kung Fu né Karate. Facemmo delle rapine insieme. Il Rozza era sveglio e duro, non aveva mai paura, anzi l'incuteva con la sua sola presenza. Non parlava mai e poteva picchiare rapidamente al momento giusto. Non mi piaceva, ma con lui mi sentivo sicuro. Forse avevo trovato il tipo che cercavo da molto tempo. Sto schifo se sta pisciando addosso. Respira forte. Sto morendo. No. So perché. Stai tranquillo. Non succede niente. Respira forte. La prima rapina in un appartamento avvenne per caso. Improvvisai sul momento il nuovo tipo d'azione. Fu perché ero con il Rozza e mi sentivo più sicuro che con gli altri. Fa fuori il bussolotto. Se suona l'allarme spari. Erano di un ambiente molto superiore a noi. Emanavano ricchezza. Si vedeva che avevano viaggiato facilmente nella vita. La donna era bella e levigata. Non somigliava al rito a Teresa. Niente a che fare con le ragazze che noi incontravamo in borgata. Che cazzo c'è dentro casa? Oh, chi c'è dentro casa? Mio suocero e mia suocera. È malata. Non mi importa, svegliali. Dai, Namo, cammina. Ai, ai! Buona qua. Sì. Stai ferma, vai giù. Sì. Faccia a terra, non te muove, eh. Non ti devi muovere. Che te sparo in testa, non te muove. Mi manca l'aria. Soffoco. Senta, metti da sé. Qua. Non avete il diritto di venire nella nostra casa! Ma puoi star zitta almeno per una volta! Non hanno il diritto di prendere le nostre cose! Ma non vedi che sta male? Aggrappermi! Maledetti assassini! Vi farò arrestare tutti e due! Stai zitto, ti sparo in bocca! Avanti. Zitta. Posso dire una parola a mio genero? Sei un coglione. L'avevo detto che quel maledetto Rolex dava troppo nell'occhio. Coglione! Stai lì. Ogni armadio che aprivo era un'irreparabile profanazione per culo sodo. Quando smise di guardarmi capì che non c'era più niente. In una sola botta avevamo preso l'equivalente di parecchie rapine di strada. Maurizio annusò la svolta e riemerse dal nulla. Stava al bar, come sempre, quando voleva cercarmi. Sembrava in un'enigmatica profondità, ma poteva essere che guardasse il niente. Era senza una lira, gli diedi una piccola quota del ricavato, ma aveva bisogno di muoversi. Maurizio non aveva la durezza del Rozza, ma era da molto che lavoravamo insieme, non lo potevo scaricare. Qua c'è stava il collegio, ci venivo da ragazzino. E come ci stavi? Ci stavo. Ah, mo che peso è sciolto. Niente. Qua c'era il collegio dove stava Maurizio da piccolo. Ma che cazzo me ne frega a me se è stato qui in collegio? Giocavamo a pallone, perché porta ci menavano. Ma erano preti? Normali. Stavo sempre da solo. Su quel muretto ci ho fatta la buca. Eppure se mi dicessero di tornarci, ci tornerei. E che cazzo ci stai a fare in collegio? Studiavo. Studiavi? Fatto fino alla seconda media. Ma forse so io che sono un po' testa da cazzo. Perché? Leggevo. Non mi ricordavo un cazzo. Niente. Ma come ti ricordavi niente? Libro, Rozzo. Leggevo il libro. Quello che leggevo non me lo ricordavo. Hai mai letto un libro intero, te? Un libro. È un libro. Un libro, no. E allora che rompili i coglioni. Oh, no, sai che questo mi sta a cagare cazzo. Andiamo a lavorare, va. Sì, andiamo a lavorare, va, che è meglio. Il Rozza creava sempre intorno a sé un confuso malessere, come un uomo che proiettasse perennemente la propria ombra anche in un giorno senza sole. E Maurizio mi serviva per tenerlo un po' a distanza. Intanto il mio nome cominciava a marciare velocemente in borgata. Giù da noi ero Remo, l'ex poliziotto, quello delle rapine. I ragazzi non lo dicevano apertamente, ma mi salutavano e un po' mi stavano intorno.
ero troppo riconoscibile. Ormai avevo dietro di me non meno di 200 rapine. Non dovevo essere più io durante le azioni. Dovevo essere un altro. Ecco, era questo il punto. Nelle rapine dovevo essere un altro. Quel tubo d'acciaio alitava morte. Quella canna che spianando la pistola ti arriva quasi in bocca è una pura idea di morte. Molto più della pistola stessa. È la morte che arriva in silenzio e garantisce chi spara. Dai ragazzi, andiamo a sappiare un po' di robetto. Solo Little Tony. Star muro. Ma mi avete già preso molto. Solo la collana vale 15 milioni, credo. Chi c'è su casa? Mia figlia e mio marito. Ma io non abito qui. Lui e mio marito non si possono incontrare. Si conoscono, capisci? Io per mio marito ero andata al bridge. Levamosi da qua. Bridge, mette da sede un fiatà, si caga il cazzo a sparare. Andiamo da tuo marito, va. Esagera. Oddio, sto sognando. No, è tutto vero, amore, alzati. Siete qui per rubare? Sì, cara, sono banditi, ma non devi avere paura, se ne vanno subito. Ma io non ho paura. Posso parlare con tutti io. Non ho niente contro di loro. È da tanto che fate queste cose. Non è che voglio fare il poliziotto, però mi piacerebbe sapere chi siete, da dove venite. Adoni, ma invece di cazzate, perché non ci canti la canzone? Sì, adesso secondo te mi metto a cantare. E dai, Adoni, famo com'è quella? Cuore matto. Eh? Dai, ti faccio l'accompagnamento dal basso. Tu lo faccio io, Adoni, mi canti. Eh? Dai, gli va. Vai, Adoni, che c'è? Ti ricordi le parole? Ma che sei matto? Qua ci sentono. Ma chi ci sento? Lo vedi che sta casa è in castello. Vai, Toni! Non scherziamo. Canta, Toni. Canta.
Fa quello che ti dico e non ti succede niente. Dammi sta mano. Dietro la schiena, forza. Ma è tornato ancora quel cantante? Ha avuto il coraggio di rimettere piede in questa casa? Adonis, siamo capiti. Me devi far pure il basso. Adonis, non me delude. Vai, Doni. Tu, vai, Doni. Tu, un cuore matto che ti segue ancora. Tu, e giorno e notte pensa solo a te. Tu, e non riesco a fargli mai capire. Tu, che tu vuoi bene a un'altra e non a me. Ma che fai, Lito? Ma stoni? E vorrei vedere a te cantare con una pistola puntata in faccia. Che fai? Lo fai cantare? Eh? Ma che ti dice il cervello? Tirate su, cammina. Sì, non ti senti fiata, mettete a sede. Legali tutte e due. No, se mi leghi sto male. Non me ne frega un cazzo che stai male. Già ti faccio un favore a tenerti nascosto questo qua. Dove sta la cassaforte? Non siamo mica una banca, non abbiamo una cassaforte. Bene, no? Adesso ve ne potete anche andare. No, mo ricominciamo tutto. Do cazzo sta sta cazzo di cassaforte? Eh? Bambolina, io ti lascio un brutto segno. No, ti prego, aspetta. Ma siamo mica una banca. Siete meglio di una banca. Burgeri. Ma io per loro sono frocio. Ma come cazzo avete fatto a sfruttare tutta sta roba, eh? Mezza lira era contento e preoccupato insieme. C'era roba grossa stavolta. Ma il brillante andava tagliato, il collier era da smontare. Le pellicce poi erano uniche, questo era un problema. Stava diventando tutto molto più grande di noi della borgata da cui venivamo. Avevamo razziato una casa ricca e potente, in un posto di ricchi e di potenti. Quelli che vivevano nei migliori quartieri della città prima o poi avrebbero reagito. I ricchi e i potenti sanno difendersi molto bene. E per Maurizio e Teresa. E che vi porti fortuna! Viva i pochi! Viva! Io non capisco a quel ragazzo che bisogno c'ha di sposarsi. Perché noi gli va di lavorare, c'è il cazzo da fa. Ha speso una cifra, mo' parte per viaggio dei nostri. Bar Nord, devo far signorotto. Ciao, Remo. È parecchio che non ci vediamo. Ciao, Rita. Vabbè, allora ciao. Taglio! Ah, oh, allora taglio, eh! Vai, taglia! E andiamo, va! Sali su casa. E te che fai per convincerlo? L'ammazzi?
Al rozzo faceva male il collo del piede col quale aveva colpito l'uomo. Chissà cosa era successo a quell'altro. Anche se nessuno ci avesse sentito, non potevamo salire in casa con lui in quelle condizioni. Sarebbe stato impossibile tranquillizzare i familiari. Io dovevo impedire reazioni come quella. E dovevo impedire l'ottusa violenza del rozzo. Le rapine dovevano filare lisce. Decisi di prendermi una pausa. Avevo bisogno di respirare un po'. Volevo dimenticare Roma e la borgata, le pistole e i travestimenti. Anche perché avevo incontrato una nuova ragazza. Michela studiava all'università. Mi piaceva ascoltarla. Però faceva troppe domande. Remo, mi dici come vivi? Come tutti. Sì, vabbè. Arrivi, scompari, ritorni. Ogni volta che ti cerco non so neanche dove sei. Perché, ti interessa? Certo che mi interessa. Lo sai che la gente da mare c'ha gli occhi più acuti dell'altri? Per colpa di sto spazio immenso, senza punti di riferimento. Così l'occhio si concentra, si esercita come un muscolo. Ma anche i miei sono un po' così. Perché hai visto dal mare? No, non lo so perché. Non potevo risponderle. Avrei dovuto dire che era per il pericolo che mi aveva abituato a spiare ogni cosa, a percepire movimenti e segnali. Avrei dovuto raccontare la mia vita sommersa. Pronto? Allora, quando ritorni? Ma lo so, appena arrivato, eh. C'è lavoro da fare, stavamo aspettando solo a te. Maurizio si è comprato il motoscafo e è rimasto senza una lira. E adesso c'ha bisogno di lavorare. Va bene, parliamo quando torno. Ho capito, ma quando ritorni? Non lo so quando torno, sto qua, mi sto ripiano, non lo so. Quando mi va? Te vengo a pia io. No, te non vai a pia nessuno, te rimani là. Il rozzo telefonava spesso. E allora la mia vita clandestina mi rompeva addosso. Cominciai a pensare che avrei dovuto fare qualcosa per sottrarmi alla vita che facevo. Il punto d'arrivo doveva essere la fine delle rapine, ma non sapevo come arrivarci. Aremo! C'è lavoro da fare, che è la fine del mondo, che siamo venuti a pià. Ti devo parlare? C'è un orefice a Latina, lo bloccamo, gli salimo su casa e spaventiamo un po' la famiglia. Maurizio rimane su e te andiamo a aprire il negozio. Se fa qualche scherzo, o sa che gli parte qualcuno di sua. Siamo in contatto via radio. Via radio? Ci portiamo le radio. Gli svuotiamo la cassaforte, con colpo solo abbiamo una tombola. E di chi è stata sta idea? Ci è venuta in mente mentre l'aspettavamo, perché non va bene. Mi ha detto Marco che ti sei fatto il motoscafo. Si è fatto pure la manto, lo scemo unito. Si chiama Alice, è la figlia di quello che c'ha la sala da ballo. Ah, sì? E Teresa? Che dice Teresa? Lei non lo sa. Roma era grigia e appannata, io tornavo alle rapine. Ricominciavo a vivere nelle nostre spaventose accelerazioni. Ciao, Re, come va? Bene, te? Bene. Che c'è? Problemi dei soldi? Se c'è bisogno dei soldi ce l'ho, eh? Beh, qui c'è una miniera, allora. C'è un baretto qua vicino, il padrone lo svende. Sta impicciato che i buffi, vuole 35 milioni, c'è tutto. C'è tutto carcere, una lotta e sto tipo. Ma si può vedere? Guarda che c'è una montagna di gente che ci verrebbe se uno lo cambia. Poi si è messo in un punto importante, c'è il parcheggio. Io poi ho fatto il barista, devo stare 24 ore dietro al bancone. No, mi dà un'occhiata. Andiamo, eh? Ciao Sauro, questo è Remo, un amico mio. Ciao. È venuto a vedere il bar, è molto interessato, vedrai che te lo compra. Ci sei messo l'impegno per farlo diventare così brutto? Sì, ultimamente un po' trascurato, ma basta poco. Imbiancata, Remo. No, ci butti un par di milioni, ci metti un po' di luci che vanno di moda adesso e ti imbarchi un sacco di gente. Qui c'è un bel giro dei pischelli che se rompe il coglione aspetta. E lo sai che aspetta? Aspetta, ne vieni qui e portate tutti i soldi che ci hanno nel sacco cioni. E chi si via quei soldi, eh? Tipi te. Qualche soldo ce l'hai, non butto qua. Quanto dice sto capolavoro? 35 milioni. Ma se gliene diamo 30 qua, lui si accontenta. Ma
Veramente, ieri è venuto uno, mi ha offerti 40 e mi ha dato 10 milioni in contanti. Ma chi è? Chi è? Angelone! Ancora va dietro Angelone, quella è in sola, non ce l'hai i soldi, non te lo compra il bar! Il bar te lo compriamo noi con i soldi in contanti e subito. È vero, re? Forza, stappa una boccia che fa il contratto, dai! No, fammi due conti, oh. Fammi due conti prima di imbarcarsi dentro a st'opera d'arte. Poteva essere l'occasione che cercavo. Diedi un acconto e mi presi un mese di tempo per decidere. Cominciamo a girare per fornitori e industrie del ramo, camera di commercio, arredatori, falegnami. Servivano almeno altri 40 o 50 milioni per la ristrutturazione. Non so se ce la faccio. No, ce la faccio. È troppo, non ci arrivo. Peccato. Secondo me un'occasione così non ci ricapita più. Oh, guarda, Roberto, se ragiona in affari. La ristrutturazione. La ristrutturazione costa più di tutto il bar. Che problema c'è? Ricominciamo a lavorare e te lo compri. Sì. Ricominciamo. Te prendi pure la parte mia, ti tieni te i soldi, poi mi ridai. Non c'è fretta. Mica voglio niente in cambio, eh? Te fai niente per niente. Allora, io voglio solo ricominciare a lavorare. Pensava sempre solo alle rapine. Era nato ladro e rapinatore. E la sola azione che aveva veramente imparato era quella di prendere. Dovunque fosse possibile, in qualunque occasione si presentasse. A suo modo era innocente. Io lo ero molto meno. Ogni volta che mi specchiavo ero aggredito dalla mia immagine. Mi studiavo il naso e le piccole cicatrici bianche. Mi sembravo inconfondibile, marchiato, anche se durante le azioni ero sempre camuffato. Se andavo a prendermi un caffè fuori dalla borgata lasciavo la macchina sempre molto lontana. Guardavo la gente e mi guardavo le spalle. Temevo che qualcuna delle nostre vittime potesse incrociarmi e riconoscermi. Era il genere di gente che colpivo la notte. Li guardavo, mi sentivo osservato. Seguo ancora e giorno e notte pensa solo a te e non riesco a fargli mai capire. Prego, si accomodi, il professore la sta aspettando. Che tu vuoi bene a un altro e non a me. Buongiorno, signor Guerra, come sta? Bene, grazie. Prego, si accomodi. Allora, mi dica un po', qual è il suo problema? Il naso lo trovo troppo... Non mi sembra giusto per... Non mi piace, insomma. Che cos'è in particolare che non le piace del suo naso? Non lo so. Che cosa le sembra, signor Guerra? Sì, va bene, però io... Non so, credevo che si potesse lavorare anche sul mento, sullo zigomo. Sì, in realtà si può fare. In questo primo abbiamo modificato il mento e abbiamo corretto la palpebra. Vediamo il prossimo. In questo invece abbiamo fatto delle modifiche ancora più importanti e contemporaneamente abbiamo corretto le orecchie, le palpebre, la punta del naso e abbiamo simmetrizzato anche il labbro. Va benissimo. È perfetto, si può fare. Sì, tecnicamente è fattibile, ma mi sembra di capire che lei voglia cambiare la sua faccia. Se questo è il suo problema, deve cambiare chirurgo. La prospettiva di cambiare faccia mi dava una straordinaria sicurezza per il futuro. Cercai subito Maurizio e Rosso. Allora? No, non c'è niente!
calzino. Chi ha preso il calzino da loro? Credevo che l'avessi preso te. Si era già slegato. Apri il distinto. Amico mio, si è scordato questo. Leva un'altra volta. Vivevo tra le rapine e i lavori al bar. Non dormivo mai. Il giorno in giro per il bar o i corsi alla camera di commercio. Le rapine la notte. Con la tensione, la paura, la vendita della merce e tutto che ricominciava al mattino e tutta a una velocità pazzesca. Centinaia di chilometri in macchina ogni giorno. Non ti scioglie più, aspetta almeno mezz'ora, eh? Oh, ma che cazzo fai? Dormi. No, chi dorme? Stava la ora e ti metti a dormire. Ero aggredito dalla debolezza. Mi sembrava di essere sotto l'effetto di un veleno sconosciuto. Una volta mi addormentai anche dal dentista. Si rilassi, mi disse. Nessuno deve essersi rilassato in un modo così perfetto da un dentista. E fallo sartano. Sì. Tutto contro soffitta dal neon. Ah. Il biardo l'ha visto, riscaldato. Ma un botto di soldi. Non è stata una bella fatica, ma è parsa la vita. Si garba, no? Dormito poco che resta qua per motivo suo, va. Io tutte le sere passo, dovrei prendere quello che mi va. Non mi fate fare brutte figure. Già ho perso tre piotte. Bravo, continua così. Finalmente so dove trovarti allora. Perché? Vabbè, mo lavorerai qua, no? No. Qua c'è sta Roberto che sa come funziona, io ce la capisco niente. Potevi pure fare giusto i capelli come c'è il locale, no? Guarda che cazzo di testa! Oh, cioè, ti potevi mettere in tiro come Cristo comanda, no? Darti una sistemata, niente. Ci sono nato da Gegè a farmi i capelli, mi hanno cacciato via. Roberto sembrava felice, distribuiva bicchieri e battute a tutti. Non so scuro nemmeno quando arrivo il Ruzzo. Hai svoltato, Remo? L'hai messo sul proprio bene, sto paese, sarà costato un patrimonio. Sapevo che pensava alle rapine e ai soldi che gli dovevo. Maurizio? Ti hai visto, Maurizio? No. Ma quello sono le donne che lo rovinano. Io queste donne ne capisco. Oh, voi qui non ci potete stare, eh? Aria. Aria, ma questi non sta larga da qua, eh? Questa è casa loro come casa nostra. Solo che si becco qualcuno che fa una telefonata per la roba, lo faccio sparire. Abbiamo aperto stamattina, stasera, andiamo, che fa? Ma famo diventare uno spaccio, no? No, no, Aria, non ti preoccupare, eh? Aria, ma te sei bravo. Qua a Macelli non ti famo qua dentro. Io invece vi caccerei via subito a calci in faccia. Oremo, bel lavoro, no? E stai proprio a sistemare, eh? È così che si deve fare, pure io. Oh, lo sai quel terreno che mi sono comprato? Mi ci sto a fare una villetta. Sennò che cazzo lavora ma fa, te pare? Se ti devo dire due parole. Lo conosci lui, Attilio, sì? Sì, ho visto un giro da qualche parte. Mi ha messo in un guaio. Mi ho prestato la macchina. Lui si è schiantato contro un'acqua. La macchina è da buttare, niente, distrutta. Questo figlio della gnotta, oh, non si è fatto un cazzo. Mo ma la devi ripagare, c'è una lira, hai capito? Se ti devo chiedere come un favore personale, portata a lavorare, eh. Remo, portami a lavorare, c'ho bisogno dei soldi. Guarda che non te ne penti, ce so fa io, eh. Mettigli una pistola a mano e tira tutto dietro. Ma non lo senti che puzzi più di un assocco? Ma che ti sei messo in testa? Tutta la bottiglietta? No, perché? Accosta qua, va. Accosta. Scendi. Scendi. Forza, scendi. Stiamo andando a fare una rapina, mica una festa. Dai. Eh? Dai, lavate sta testa. Ah, vuoi Azzaro, questa mica roba da supermercati, eh? Ah, oh, Lazzaro, lavate sta testa, no? Aspetta!
Attilio aveva l'aspetto del duro, gli occhiali neri, le guance scavate, la barba non rasata. Aveva una paura fottuta e gli tremavano le mani. Ho capito, va. Andiamo su casa. No, no. Tutte mignotte. Cazzo! Fumo! Non ci credo. Buono. È roba buona. Ti assicuro che roba buona non t'hanno fregato. Io me ne intendo, eh. Ma, papà, non ci hai mai detto che fumavi? Non è il momento di mettersi a discutere. Che è nero? No, no. Zitto, zitto, non me di niente. Mo te lo dico io che è. Passiamo prima. 20 anni di galera ho preso. T'ho detto di controllare la donna, di farli stare tutti insieme. Ma sta di là, è legata. E si strilla? Si va a finestra, strilla? Che cazzo fa? Ma usciamo sparando? Oh, ma sempre di notte dovete venire. Che mi avete portato stavolta? Che t'avevamo portato? T'avevamo riportato questo che è peggio di una capra. Che c'è che non va? Ragazzo, guarda che ho garantito per te. Non è successo niente, mi sono solo fatto una canna. T'accanni sul lavoro! Non qui è il lavoro sul serio, al massimo può andare a rubare qualche gomma. Lo sai che c'è? Devi fare cartoni per tutta la vita, non può far altro. Vabbè, vabbè, vediamo la roba adesso, va. Prese lo stesso la sua quota. Aveva diviso il rischio con noi, anche se aveva fatto di tutto per aumentarcelo. Comunque a mezza lira non gli diede niente. Attilio doveva cominciare a ripagare la BMW. Che fate, vi buvo il fumo? Che? Nero. Mi pare buono. Certo che muovio, mi pio tutto io. Due giorni dopo i giornali riportavano con grande rilievo la notizia della rapina. Nessuno accenna all'hashish, naturalmente, ma le nostre caratteristiche fisiche erano riportate in modo piuttosto preciso. Ci descrivevano come decisi, spavaldi, violenti. C'era anche un mio ritratto psicologico pericolosamente vicino al vero. Secondo le vittime ero uno con l'istinto del comando e un'elevata capacità decisionale. Per come mi ero mosso potevo appartenere o essere appartenuto a un qualche corpo militare. Nessuno era mai arrivato così vicino alla realtà. Oh, è scoppiato il casino, ti sono venuti a cercare. Chi? Che cazzo mi sono a cercare? Facce da guardie. Hanno chiesto di te e di un'arfa targata segnata il numero. Era un'arfa che aveva comprato il rozzo. Non l'avevamo praticamente mai usata. Come cazzo potevano sapere che c'entravo qualcosa con quella macchina? Non era la polizia, forse i carabinieri. Ma perché? Se era per la denuncia della rapina, mi avrebbero già preso. Sono venuti pure qua ieri sera. Hanno perquisito casa di mio padre. Cercavano droga, erano carabinieri. Stanno a aspettare che famo qualche mossa per piace. Sì, ma che cazzo aspettano? Non lo so. Se aspettano vuol dire che ci hanno problemi. Ma non si ferma mai? Ma chi? Mio padre. Quello senza martello non ci vive. Pensavo che eravamo al capolinea.
I potenti, i ricchi, la società che avevamo attaccato per tanto tempo ora si stava organizzando e ci stava dietro. Ci spiava e aspettava di prenderci. Lasciassero vivere soltanto per soffocarmi a poco, riuscii a seminarli sul raccordo, ma sapevo che sarebbero tornati. Senza accorgermi ero finito a Repibbia. Fine dei giochi. Perché? Era ormai da tempo che non uscivamo. Avevo un terribile bisogno di soldi per pagare i debiti accumulati col bar e restituire i 30 milioni che dovevo a Rozzo. Ma regà, voi ricordate ancora come si lavora? Basta. Quelli ci accannano finché non trovano quello che cercano. Tocca buttare tutte le armi, liberarsi delle macchine storte e sparire da qualche parte per un po' di tempo. E dove cazzo andiamo? Questa no, questa me la tengo. Io c'ho dei parenti in Australia, se ne vado a mandare lì. Che cazzo ci andiamo a fare in Australia? Andiamo a lavorare, se trovavamo un lavoro. Avevamo già i passaporti pronti quando venni a sapere che erano servizi segreti. Mio cognato, anche lui in polizia, mi disse che c'era un tipo del SISDE che si interessava a me per qualcosa che aveva a che fare con la politica. Dicono che ti hanno visto con un ricercato politico. Un terrorista. A me? Cioè. Sono pazzi, io non conosco nessuno che c'ha a che fare col terrorismo. Are. Non fare cazzate. Io più di tanto non posso fare. Capì all'improvviso chi mi aveva venduto ai servizi. Un balordo che mi aveva procurato il silenziatore. Girava in borgata e trattava armi e droga. Ricettava oro anche. Quando ero andato da lui per l'affare avevo l'Alfa del Rozzo. Tutto quadrava. Tutto diventava chiaro. Figlio di puttana. Dovevo bruciarlo. Era un informatore dei servizi, nessun dubbio. Mi sentivo eccitato. Ora avrei cercato io loro. Mio cognato stabilì il contatto. L'uomo del SISDE era un capitano dei carabinieri dagli occhi acuti, scaltro e cordiale. Gli dissi subito di Giovanni il criminale. Lui incassò senza dire niente. Ascoltava. Non sono un santo, è vero. Ma non capisco perché vi interessate così tanto a me. Non sono né un sequestratore né un terrorista. Mi avete costruito un bel castello attorno. Ma sotto non ci trovate niente. Vede, signor Guerra, noi siamo interessati a certe armi. Ed in particolare ad alcuni MAB che sono sparite dal Ministero della Marina. Un giro di terrorismo nero. Tutto qui il problema. Quel figlio di puttana di Giovanni mi aveva venduto come un pesce grosso che trafficava con le armi e chissà quali contatti aveva. E il suo bar? Come va? Va bene. Mi dicono che ha messo su un gran bel locale, se posso permettermi. Finora solo debiti. Lei, Guerra, sta in borgata. Incontra tanta gente. Può venire a sapere qualcosa di interessante, senza troppa fatica. A noi serve solo qualche buona informazione. In passato è stato anche in polizia, vero? Voleva imbarcarmi. Dissi che poteva andar bene, ma loro per favore mi lasciassero in pace. Lo vidi ancora un paio di volte. Non avevo niente da vendergli e non gli avrei venduto nessuno. Avessi o non avessi bisogno di soldi. Non bruciai Giovanni il criminale, ma
ma lascia intendere che l'avrei fatto in caso di noia giudiziaria. Come d'incanto la pressione su di noi si allentò, poi cessò del tutto. Avevano capito che non c'entravamo con il terrorismo e del resto a loro non importava niente. Ricominciammo subito. Dovevo restituire i soldi a Rozzo e avevo l'acqua alla gola. Hai visto? Non succede solo nei film, succede pure davvero. Che cazzo stai? Che cazzo stai? Non te devi muovere da qua, capito? Io ti sparo in faccia. E adesso cosa fate? Vi prendete tutto? No. Solo quello che c'è dentro casa, deve star meglio. Noi seguiamo le briciole. Conosco gente della malavita. Quella vera. Quella che comanda a Roma. Andatevene finché siete in tempo. Ho preso una cifra, va un po' da un'occhiata. Pensaci di a star capone, va. Ah, Marcapù. Allora? Dice bene a seguire queste Porsche, eh? Stavolta siamo in pensione, raga. Non crederete di passarla liscia, eh? Vi faccio cercare da chi so io. Loro non scherzano. Prima vi fanno risputare tutto quello che avete preso. E poi frantumano. Gliel'ho già detto a quell'altro. Come no? Certo. Avevano un misterioso splendore. Venivano dalla Terra e dai millenni, ma ci sarebbero scivolati addosso come acqua. Noi avevamo mani che non avrebbero mai potuto possedere per sempre qualcosa del genere. Erano nostri solo per qualche ora. All'alba li avremmo portati da mezza lira e un po' ci dispiaceva. Si sarebbero trasformati in denaro, che è molto meno prezioso perché lo consumi. Quella invece era roba eterna. Saranno più di 100 milioni. Hai visto come brillano? Non è una stronzata, brillano sul serio. Rimandano la luce. Sì, fanno luce. Fermate, fermate, fermate. Fermate, io il blocco del sistema della macchina. Restituì una buona quota del debito a Rozzo. Pensavo di lavorare ancora qualche notte, di mettermi una 50 milioni sulle spalle con 3 o 4 rapine e poi andassero tutti a fanculo. Dovevo fare in fretta, però. Un po' di roba per me. Ma qui c'è la polizia. Ci abita Linda Iotti. Zitta. Ci abita il presidente della Camera. Aiuto, polizia! C'è un ladro. Che cazzo ne sapevamo noi di Linda Iotti e del presidente aiuto della Camera? Butta quell'arma! Buttala! Fermo! Fermati! L'ospedale di Roma non potevo ricoverarmi o mi fregavano. Ma se il Rozzo non l'avevano presa avrei potuto farcela. Sarei andato al nostro appuntamento d'emergenza alla stazione, sotto l'insegna dell'Osram. E con la sua BMW in 2 ore d'autostrada saremmo andati a Firenze. Il Rozzo avrebbe finto di spararmi in una piazza del centro davanti a testimoni puliti e sarebbe sparito. Chi è stato? E che ne so chi è stato? Ma avrebbero portato all'ospedale, ce l'avrei fatta. Intanto mi veniva da vomitare. Cos'è successo? Sarà uno di quelli che c'era. Thank you.
giacca negativa. La giacca negativa, porti all'ospedale. Chiamo la polizia. Portami all'ospedale. Oh, che te è successo? Cosa è cascato? Lo sapevo morire. Vattene, va via che te piano, vattene. Guerra! Prego. Stai laggiù. Deluso. No, non è questo. Ti fa male la spalla? Forse devo spiegare qualche cosa. Ma che mi devi raccontare? Magari prima. Adesso. Magari ti scrivo una lettera. Ma guarda, lascia perdere. Io non ci credo più. Neanche detti sei fidato di me, no? Remo, io non vengo più. Non ci torno qui. Non ti rivedo. No. È meglio di no. Michela batte in ritirata alla grande. Per me la prospettiva era di farmi almeno 3 anni, bene che andasse. Rapina, dissero. Avevo fatto centinaia di rapine, ma a sentirmelo dire mi sembrava qualcosa di enorme che mi avrebbe schiacciato. Ero vivo e schiacciato. Dovevo fare qualcosa. Ma non sapevo cosa. Lo fece il giudice per me. Mi diede la libertà provvisoria per motivi di salute. Avevano riaperto l'istruttoria, volevano approfondire le indagini. Dietro la rapina c'erano molte cose oscure per loro, come il complice scomparso. Veniamo, eccolo! Maestro, era giusto, Abbo, l'ho detto suggerito. Ma senza manco che cazzo sei, avvocato. Tu da retta sempre al vecchio Marco. Dai, ero bene. Da sempre retta al vecchio Marco. Tu rompe il video, ti sta a botte da bene. Vai! Non fate cascare i bicchieri. Alla salute. Alla salute. Durante la mia assenza il bar si era deprezzato.
Il Rozzo mi diceva di venderlo, così avrebbe riavuto i soldi che ancora gli dovevo. Aremo, prendiamo due panini, eh? Ah, sì, sì, fai buono, yeah. Aremo, senti un po', che qua che ti devo dire una cosa, yeah. Tanto lo so che tu ci vuoi aiutare, ecco. Vedi, facciamo un lavoretto sotto mano e ci servirebbe, non so, qualcosa che spaventasse un po', non so, del tipo... Canne mozze. Bravo, proprio quello, sì, sì. Ce la puoi trovare? Vado a casa. Guarda che fucile a pompa va bene uguale, eh. Vado a casa, ti trovo. Oh, ma che capito? Ma guarda che soldi ce l'avevo, te pagamo. Ho detto andate a casa. Piotte, quanto vuoi? Andate a casa. Gli ho detto, Remo, questi non li tengo. Non li tengo. Io me ne vado a casa. Che fanno? Ci andiamo a letto stasera? Aremu, è presto, faccia la finita partita, lo voglio stracciare, eh? Ma che vuoi stracciare? Cominciava un periodo molto duro. La mattina Roberto faceva l'apertura e io lavoravo il pomeriggio fino alla chiusura, le 2, le 3 del mattino e anche oltre. Ammazza che culo che c'hai! C'hai proprio il culo in faccia lì, eh? Lavoravo ed ero solo, mi sentivo prigioniero del bar e della borgata. Remo, se ti serve qualche soldo, non fai altro che dirlo. 10, 20 milioni. Non ci so problemi, te copro io. Non ti preoccupare. Pure io ti posso prestare qualche milione se c'è bisogno. Ale, portaci tu bide, va. Crea una pure pattiglia. Au, ci porti queste bide del cazzo? Prego, ci va a casa quelle rose. Guarda che io mi sono scordato che mi ha fatto convincere a te. Che lui non me ce voleva nemmeno portare. Se non era per te stavo ancora per strada a fare strappi. Prego, se te va di uscire, io sono disposto a lavorare con te. Devi solo chiedere. Io con i rapini ho chiuso. Da un po' di tempo i giornali non riportavano più le nostre imprese, ma facevano notare che la banda delle case sembrava misteriosamente sparita. La cosa mi angosciava. Avevo paura che qualcuno potesse collegarla al mio arresto. Ma chi ero io? Chi erano Maurizio, il Ruzzo, gli altri? Io che per tanto tempo mi sono sentito invincibile solo dopo una rapina. Maurizio che solo su una macchina nuova si sentiva felice, coi suoi ricordi confusi, la sua adolescenza solitaria. Il Ruzzo con la durezza, l'infanzia tra i rifiuti e la baracca, le testate in faccia a qualcuno e quella sua ombra intorno che gli derivava forse da tutto questo, e mezza lira con la sua avidità e le sue paure. E tutti gli altri ragazzi, continuamente imbarcati in qualcosa di storto per campare con la galera socchiusa davanti. Per il momento ero libero, ma la mia era una libertà avvelenata. Avevo pensato di poterne uscire con il bar e invece mi ritrovavo addosso un mare di problemi. Mi erano appena tornati indietro 10 o 11 milioni d'assegni, non avevo fondi ed erano finiti dal notaio. Avevo poche ore per pagarli. Come faccio, Remo? Io non c'ho niente. C'ho soltanto quei 12 milioni, ma sono vincolati. Ti pago gli interessi che perdi. Non posso, Remo, mi dispiace. Adesso non ti posso aiutare, sono sotto i 50 milioni di prestiti. Perché ti sei offerto allora? Che ne sapevo che non mi rientravano i soldi? È momentaccio, stiamo tutti sotto un treno. E gli altri soldi che c'hai? Quelli non li posso toccare, mi devi credere. È come se non ce l'avessi. Comunque non te lascio a mezza merda, te porto da mio padre, te porto. Il padre del Rozzo mi diede 20 milioni ma volle il 20% di interesse per un mese, 240 in un anno. Usura. Ma guarda, sono tornato a lavorare con sta roba, mi sembra un deficiente. Oggi sei cambiato divisa. Boh, sarà che queste cose qui non ho mai portate, ne capisco. È perché sa Rozzo. Non mi chiama più Rozzo, la devi piantare con sta storia, io non so Rozzo, capito? Non t'azzardà più a chiamarmi Rozzo. E rifammi sto nodo. Rifammi sto nodo del cazzo! Rifai sto nodo. Non mi chiamo Luzzo. Mi chiamo Marco.
Aprite e va, noi aspettiamo qua. Io? Sì, te, che problema c'è? Niente, che problema c'è? Che cazzo ha fatto? È un casino, ma reagito! Saliremo! Namo, forza! Ho pure graffiato! Namo! Fermateremo, fermate! Che cazzo c'è? Non devo vedere, sta girando tutto, fermateremo! Daremo vomito dentro la macchina, Remo! Fermate! Gli ha cacciato di casa e oggi pure lì ce l'ha piantato, si è stufato. Lui ha fumato come un cammello, ma ha fatto due palle per tutto il pomeriggio. Lo scemo ha fatto, fuma pure a me. Avevamo cambiato divisa per non sembrare la vecchia banda, ma non ce n'era bisogno, non eravamo più quelli di un tempo. E a dire la verità, neanche i ricchi sembravano più quelli. Grazie. Che lavoro fai? Non lavoro. E come campi? Mi aiuta qualche amico. Fa la puttana? Dobbatti, abbia bene. Ma che? Che cazzo fai allora? Sbrigati a fuori tutta la roba. Non c'ho più niente, ho dato tutto. Aio, aio! Secondo te andiamo a mani vuote? C'è un costruttore qui sotto. C'ha un appartamento al terzo piano per le sue puttane. Prendete lui, andate a quello stronzo. Lui sì che è pieno di soldi. Sta pure pappa e ciccia con gente del governo. Ma che t'ha fatto questo costruttore? Niente che m'ha fatto. M'ha usata. M'ha rivoltata come gli pareva a lui e poi m'ha buttata. Adesso sta con una dei 20 anni. Ecco questo. Non è che sia molto bello, ma... A me piaceva, almeno all'inizio. Tre anni siamo stati insieme. Ma la moglie mica l'ha lasciata. Ha lasciato me per quella puttanella di 20 anni. Io non lo so, ma... Non è la prima volta che mi succede una storia del genere. Che non sono capace di tenermi gli uomini. Dopo un po' se ne vanno. Il fatto è che gli anni passano e io non sono più una ragazzina, lo capite? Lasciatemi almeno 100.000 lire se potete. Non so come tirare avanti. Ormai uscivo dalle loro case senza sicurezza e con qualcosa dentro che poteva assomigliare a un rimorso. Ma ciò che soprattutto mi assediava era una specie di consapevolezza di inutilità. Qualunque rapina avessi fatto, la mia vita non sarebbe cambiata e prendere non serviva più. Faceva freddo. Ma a me sudava anche la lingua. E non era per il passamontagna.
Era il sudore malsano che ti accompagna durante le rapine e non ti lascia fino a che l'azione è finita. Mi tornavano addosso tutte le angosce, la morte che ti segue ogni volta, i vizi e le astuzie della clandestinità, gli appostamenti e le fughe, e tutti noi ad aggirarci come topi affamati nelle loro case. Trovato niente. Là dentro sì che ci stanno belli sorti, ma come c'entri? Che problema c'è? Aspettiamo e saliamo su con loro. Ma non vedi quanto è grossa? Come fai a tenerla sotto controllo? Non sapevo manco quante persone ci stanno dentro. Stronzata, andiamo. Io questa mano a culo si incaccia fuori tutto. C'hanno niente questi, c'hanno. Questo è tutto quello che abbiamo trovato. Vivi da sola così, tu morti di sonno? Non ce l'hai marito? Ci siamo separati per via di questa storia della droga. Ma io non posso mollare. Sono i miei figli. Forse è meglio così. Che la prendete voi quella roba. Sono venuto a trovare mio padre. Dove abita tuo padre? Al piano di sopra. Intanto via con noi, ma ci andiamo. Ma io devo vederlo. Ma aspetta. Qua c'è tempo. Deputato della Repubblica. Ma figlioli, non sapete quello che state facendo? Siamo tutti figli di Dio. Eminenza, siamo nelle mani di nostro signore. Tu via con noi. Forza, cammina. È il primo che si muove lo sfondo. Sono i manifesti elettorali di mio padre. Vi rendete conto di quello che state facendo? Voi entrate nelle case della gente per bene. Venite a prendere i nostri soldi, frutto di una vita di lavoro. Figlioli, ravvedetevi al settimo comandamento di nostro Signore. Non rubate. Stronza, qui devi saltare fuori tutto il resto, eh. Ma non c'è più niente. Tira fuori tutta la roba, tutta! 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 Rispondi. Se dici qualche cazzata ti sparo in testa. Sì, pronto? Ciao. Sì, sto bene. Come mi senti strana? Ma no, amore, va tutto bene. Ma sì, ti voglio bene, lo sai. Perché me lo chiedi? Stanno ancora cenando. Ma sì che io lo dico, stai tranquillo, non mi dimentico. Va bene. Ma lo so quanto è importante per te.
Senti, appena posso ti parlo, va bene? Ok, ora devo andare. Ciao. Fate questo perché non si trova il lavoro? Vedi, noi cattolici facciamo politica anche perché ragazzi come voi non vengono a trovarsi in queste condizioni. Te lo trovo io il lavoro. Vieni con me. Te lo do io il lavoro. Mio marito ha trovato lavoro per tanta povera gente. Può trovarlo anche per voi. Sì, in galera. Guarda che ti trovo un lavoro sicuro, eh. Cioè, dove non si fatica molto, che tu passi la mattina a timbrare il cartellino e poi ritorni alla fine del mese a ritirare i soldi. Quando dice che ti trova un lavoro, è sincero. Vedrò di mettere una buona parola anch'io. La volete far finita, eh? Ma perché me dovete trovare un lavoro? Lasciate perdere! Non so dove, ma c'è. In piedi? In piedi? In piedi! Perché non mi hai detto che c'erano tutti quei soldi da là? Non sono miei! Sono soldi del partito! Non mi dici pure dove stanno, forza. Io li ho riscossi per il partito. Li ho versati domattina all'amministratore. Tirali fuori. Quanti sono? Non lo so, io faccio solo da tramite. Non l'avevo nemmeno aperta. Mio padre sarà in apprensione. È più di 2 ore che mi aspetta. Preparati, mo saremo pure su casa tua. Ci siamo preso bene. Porta giù sta roba qua, ci penso io. State già venendo? Va bene, venite a vedere. Io e mia moglie siamo molto preoccupati. Ve l'ho già detto, è scomparso nel nulla. Mio figlio mi ha chiamato 2 ore fa dicendomi che veniva. È partito ed è arrivato fin sotto casa. Sì, certo, me lo hanno confermato quelli del radio taxi. Tutti legati, se ne potevo andare. Andiamo. Sta facendo. L'avete presi? Sì, sono loro. Quelli della banda delle case. Ma è sicuro? Sì, sì, è sicuro, sono loro. Sono proprio quei figli di puttana che rubavano nelle case. Dateli qui. Va bene, arriviamo. La guerra era finita. Mi avevano preso finalmente.
I ricchi avevano avuto la loro rivincita. Prima o poi doveva succedere. Avevo fatto piangere troppa gente in tutti quegli anni. E anch'io ero pieno di cicatrici. Un anno prima non avrei ascoltato il ruzzo. Non sarei andato a intrappolarmi in quella villa. Ma allora avevo voglia di perdere. Seguo ancora e giorno e notte pensa solo a te e non riesco a fargli mai capire che tu vuoi bene a un'altra e non a me. Un cuore matto, matto da legare, che crede ancora che tu pensi a me. Non è convinto che sei andata via, che m'hai lasciato e non ritornerai. Digli la verità, la verità, e forse capirà, capirà, perché la verità tu non l'hai detta mai. Matto che ti vuole bene e ti perdona tutto quel che fai, ma prima o poi tu sai che guarirà, lo perderai, così lo perderai. Così lo perderai. Un cuore matto che ti vuole bene, un cuore matto, matto da legare, un cuore matto